Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi altro video acquisti fatti da Tiger, questa volta qualcosina a tema San Valentino. Non ho trovato tante cose, però quelle pochine che ho trovato sono carine, dai. Come al solito vi rimando sulla scrivania, che così almeno vediamo bene tutto in dettaglio. E niente, spostiamoci quindi così vi mostro tutto. Allora, questo è il volantino di febbraio e niente, vi faccio dare un'occhiata di carino. Ma allora, io ho visto questo cuore, proprio forma di cuore vero, che dovrebbe essere un antistress, però non mi è piaciuto. Poi vabbè, comunque c'è tutta roba per San Valentino, ci sono i palloncini, i tovaglioli, le cannucce, il lucchetto, questo quadernetto, i marshmallow a forma di cuore. Poi vabbè, ci sono i cuscini, i cerotti, il portachiave, lo sparacoriandoli, le candele, altri tovaglioli, batterie e poi questi nastri di carta washi che sinceramente io non ho trovato, quindi magari li troverò più avanti. Poi c'è la borsa, le carte da gioco, insomma tutto a tema San Valentino, anche qua gli adesivi che io non ho trovato. Questa penna non l'ho vista. Poi ho visto queste mensoline molto carine, portapenne. Ecco, poi c'è anche la roba per feste, non so anche se, vabbè, per feste e compleanni. Ci sono questi washi di carta e ripeto, anche questi non li ho visti. E poi un po' tutto per le feste, il contenitore per il popcorn, diversi giocattoli, comunque il tema, questo qui il tema dei supereroi, e questo per quanto riguarda il disegno. Ecco, visto che ci sono le penne inchiostro gel 24 pezzi, io non le ho prese perché le ho già, però ecco, dovrebbero essere carine. E niente, e quindi il prossimo appuntamento marzo, ma ci sono tutti questi pastelli, quindi magari boh, qualcosa di colorato, speriamo. Intanto allora vi faccio vedere quello che ho acquistato io, non ho preso tantissime cose. Allora, ho preso ancora una di queste penne, perché comunque mi era piaciuta e l'altra volta l'avevo trovata azzurra, invece stavolta l'ho presa di questo bel lilla. Ups, stavo per distruggere il fiocco. E dovrei averla pagata un euro, esatto, quindi sempre un euro. Ho trovato questa penna con questo fiocco. Allora, okay. Allora vediamo, questa scrive di blu, mentre questa qui con il pom pom scrive di nero. Poi ho trovato questa bellissima matita con la gomma, pagata anche questa un euro. Questa veramente è troppo bella, esatto, sì. Sia la freccia qui che il cuore sono di gomma, ma ovviamente non li utilizzerò mai e la terrò proprio così di bellezza. Poi a 2 euro ho preso questo righello, andiamo subito a vederlo. Allora, era dentro a forma di cuore, però ovviamente è in gomma, quindi poi si apre e si utilizza in questo modo, e volendo si può rimettere via a forma di cuore. Sì, diciamo che una volta tolto dalla scatola non è che ci stia molto. Poi a un euro ho preso queste puntine a forma di bacio. Sono quelle da mettere nelle lavagnette di sughero,
Io ne ho una e sicuramente andrò ad inserirli. C'erano anche le gomme a forma di bocca, solo che non le ho prese perché sinceramente a me facevano un po' schifo. Anzi, posso essere sincera? A me ricordavano il culo della gallina, scusatemi la volgarità, però sembrava proprio il culo della gallina. Oh, l'ho detto. Oh, vabbè, cambiando discorso, ho preso queste calamite a 2 euro e sono a forma di cuori, molto carine. Le metterò sulla mia lavagnetta magnetica che ho qui nella mia postazione e magari ne uso anche un paio per il mio stamping tool. Poi a 1 euro ho preso, allora qui li chiamano coriandoli, sullo scontrino li chiamano coriandoli, su qua li chiamano confetti, sono tipo delle paillette un po' giganti a forma di cuore. Io le avevo già perché le avevo prese da AliExpress, però sono leggermente diverse queste perché hanno il doppio bordo nel cuore, quindi c'è il cuore grosso, c'è il bordo e poi all'interno c'è un altro bordicino. E niente, comunque le ho volute prendere anche perché non si finisce di fare card d'amore e quindi sicuramente le utilizzo. Infine ho altre due cosette, ma sono due cose mangerecce. Allora, uno ve lo mostro, però non lo assaggio perché già l'ho assaggiato, ed è lo zucchero filato alla fragola. E questo l'ho pagato 1 euro. È buonissimo, quindi quando lo trovo lo prendo perché è veramente buono. E poi a 2 euro ho comprato questi cioccolatini, cioccolato al latte perché a me piace il latte, praticamente che hanno all'interno i marshmallow. Quindi adesso io direi di andare ad assaggiarli perché sono proprio curiosa di vedere, di sentire il sapore di questi cioccolatini marshmallowsi. Allora, il profumo buono. Come sono grossi. E vediamo. Sono proprio spugnosi all'interno. Diciamo che non sono tanto buoni, ecco. No, no. Bocciati, bocciati. Preferisco mangiare il marshmallow da soli e il cioccolato a parte. Boh, a me? No, no. Eliminati, bocciati, bocciati, non sono buoni. Almeno a me non piacciono. Niente, questi appunto erano i miei acquisti da Tiger. Spero che vi siano piaciuti. Se riesco magari più avanti faccio ancora un salto e vedo se trovo qualcos'altro. Lasciatemi un bel like, un commento per sapere cosa ne pensate. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!